omicidio a Fano, convalidato l'arresto di Angelo Sfuggiti. Il 70enne accusato di aver ucciso la moglie è stato trasferito in psichiatria. Inaugurata oggi la riqualificazione del Gugul, uno degli aspetti tipici del porto di Fano. Si chiude in una stanza d'hotel e minaccia di lanciarsi dalla finestra. Tempestivo l'intervento della polizia e vigili del fuoco che hanno evitato il peggio. Al comune di Urbino oltre 300.000 euro di contributi per il progetto di valorizzazione turistica approvato dal Ministero della Cultura. Tutto pronto per la quarta edizione di Valle Foglia d'autunno, la mostra mercato in programma il 25 e 26 novembre nella piazza del municipio. 120 in 20 borghi, dal 25 novembre al 6 gennaio torna la magia del Natale che non ti aspetti. Sabato si inaugurano i mercatini di Natale al Pincio di Fano, grande ritorno per la pista di ghiaccio e la novità di luci e colori nell'ex chiesa di San Francesco. Sarà l'agricoltore Sergio Ferri l'ospite della nuova puntata di Guarda chi c'è, che torna questa sera su Fano TV dopo il telegiornale. Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Lo avete sentito dai titoli, è stato convalidato l'arresto di Angelo Sfuggiti, l'ex ristoratore accusato di aver ucciso in casa la moglie Rita Talamelli. Per il settantenne il giudice ha disposto la misura cautelare in carcere, che però non è stata eseguita visto che l'uomo necessita ancora delle cure ospedaliere dopo aver tentato il suicidio ingerendo barbiturici. Nella giornata di ieri Sfuggiti è stato trasferito nel reparto di psichiatria Muraglia di Pesaro, dove rimane piantonato dalla polizia penitenziaria. Sul delitto proseguono le indagini degli agenti del commissariato di Fano, diretti da Stefano Seretti. Si attende ancora invece la data dei funerali della donna, che verranno celebrati nella chiesa di San Pio X nel quartiere Poderino. La volontà della famiglia è quella di ricorrere alla cremazione del corpo, ma sono da chiarire alcuni aspetti legati alle autorizzazioni a procedere. Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi in viale 11 febbraio a Pesaro. Una donna tedesca che soggiornava al quarto piano dell'hotel San Marco non rispondeva al personale di servizio e minacciava di gettarsi dalla finestra. L'allarme è scattato immediatamente e alle 13 circa sono intervenute due pattuglie della polizia e i vigili del fuoco, che hanno dovuto utilizzare l'autoscala per raggiungere il piano dell'albergo. La donna aveva posto il letto dietro la porta della stanza e, dopo aver visto i vigili alla finestra, è stata costretta ad aprire. La donna, dopo essere stata controllata dal personale del 118, ha rifiutato il trasporto in ospedale per ulteriori approfondimenti. La Polizia di Stato nella serata di ieri e nella giornata di oggi ha effettuato dei controlli preventivi sul consumo di stupefacenti da parte di studenti. Fondamentale in questo tipo di attività è stata la collaborazione dell'unità cinofila proveniente da Ancona, che ha dato un ausilio indispensabile. I controlli sono stati effettuati agli arrivi degli autobus ad Urbino, Santa Lucia e in Centro Storico, luoghi dove si registra un importante concentramento di giovani studenti. Controllati in totale 16 ragazzi dai 15 ai 22 anni. Uno di tali controlli ha permesso di rinvenire 2,5 grammi di hashish in possesso di un maggiorenne. Quest'ultimo è stato segnalato alla prefettura. Cambiamo argomento. Questa mattina alle 11 nella cattedrale a Fano i carabinieri della compagnia di Fano hanno celebrato la ricorrenza della Virgo Fidelis, santa patrona dell'arma, ma anche l'82esimo anniversario della battaglia di Kulkwalber e la giornata dell'orfano. Ci spostiamo al Gugul, uno dei luoghi caratteristici di Fano, dove oggi pomeriggio è stata inaugurata la nuova pavimentazione. C'era per noi Massimo Foghetti. Oh, quanto è bella la città. Rispetto ai progetti che la giunta comunale sta portando a termine, è forse quello più piccolo, ma per la gente del porto assume un significato che lo rende tra i più graditi. È la riqualificazione del Gugul, quella stradina sul porto di Ponente che non ha sbocco, come le reti usate dai pescatori per catturare le anguille. Una nuova pavimentazione ora si intona con le casette che la costeggiano, casette identificate con i colori delle vele delle rispettive famiglie, con i gusci delle conchiglie, con i giardini
colmi di fiori e alberi dimenticati e di ricordi. Tanta gente del porto e del Lido oggi è al taglio del nastro, effettuato dal sindaco con l'assessore Barbara Brunori e il resto della giunta al completo. Non sono mancate poesie, testimonianze, dolci della tradizione marinara. E quando si viene qua nel Gugul ci si immerge in quelle che sono le nostre radici, le nostre tradizioni legate al mare. Fano ha questo forte legame con il mare. Con questo intervento veramente rendiamo una cartolina a questo luogo che viene spesso visitato e lo verrà sempre di più, e devo dire veramente molto bello e molto apprezzato. Mi piace sottolineare però che si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione di tutta questa zona, che parte dalla Darsena Borghese. Adesso proprio in questi giorni demoliremo il vecchio casellino e si trasformerà in una piazzale che poi seguirà anche un attraversamento pedonale ciclabile che ci consentirà di arrivare fino al faro a piedi, ma anche la sistemazione qua dello spazio, il Manfrini che il 2024 vedrà i lavori di riqualificazione, che diventerà un museo dedicato al mare, e quindi è uno spazio, un luogo che cambia aspetto, recupera quel valore che ha sempre trasmesso, quell'anima che ci lega alla tradizione della marineria. È un'opera che ha un valore familiare e non a caso abbiamo voluto sottolineare con questa nuova pavimentazione l'importanza di un luogo che ha tanto da raccontare. Oltre l'opera che abbiamo appunto terminato, nei prossimi giorni termineremo anche all'interno di questo spazio tutto quello che è un'area di marciapiedi intorno all'area del paddle. Termineremo anche le asfaltature delle ultime due strade, per cui ci sentiamo molto soddisfatti perché una grande attenzione a quello che è un perimetro marinaro della nostra città. Assessori, i fanesi sanno cosa significa Gugul, forse non tutti sanno veramente, ma perché questo posto si chiama in questo modo? Il Gugul prende il nome da questa rete allungata che serviva principalmente per quello che era la pesca delle anguille, quindi una pesca che si festeggiava anche in occasione di questo momento che stiamo attraversando, novembre e un dicembre, per arrivare davvero a portare a tavola al meglio anche un pesce che era prestigioso per il mare, quindi caro davvero alla pesca dei marinai. Da basta alla palata de Punent, da cinque al dot le bac quel salavela, in un canton segreto che trovi a stein, c'è un viculin che par come una tela. È un luogo importantissimo perché qui è stato il fulcro della marineria, dove c'erano tutti i piccoli artigiani, il fabbro, l'officina motoristica, il cantiere navale qui a due passi, dove si costruivano le barche anche importanti, mercantili, quindi è stato proprio qui l'impulso della grande marineria che è stata Fano. Non bisogna dimenticarlo che Fano ha forgiato degli ottimi marinai, comandanti, che si sono sparsi un po' dappertutto i mari del mondo, e noi siamo i figli di quella gente lì. Anche noi abbiamo fatto un po' di storia della marineria, che purtroppo adesso con i tempi moderni si è ridotta moltissimo, come in tutti i porti del mondo. Il governo ha erogato nella contabilità speciale per l'alluvione del settembre 2022 ulteriori 200 milioni di euro già stanzionati per l'anno in corso nella passata legge di bilancio. Fondi che fanno parte dei 400 milioni stabiliti per la ricostruzione dei territori alluvionati delle valli del Misa e del Nevola, che saranno destinati ai ristori per famiglie e imprese con scadenza delle domande il 31 dicembre, per gli interventi di ripristino e manutenzione, soprattutto per le opere strutturali, per la mitigazione del rischio idrogeologico. Ringrazio il Presidente Giorgia Meloni e il Governo, dice il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, per la continua attenzione che rivolgono al nostro territorio. Cambiamo argomento. A Urbino presentato il progetto di valorizzazione turistica della città, appena approvato dal Ministero del Turismo. Vediamo. Alla città di Urbino un contributo di oltre 300.000 euro per il progetto di valorizzazione turistica approvato dal Ministero della Cultura. Un contributo importante che verrà utilizzato per allestimenti su siti culturali e paesaggistici, realizzazione di itinerari turistici, progetti di marketing, organizzazione eventi, ma anche promozione e valorizzazione turistica digitale. Il Ministero ci ha approvato definitivamente questo progetto che c'era già stato annunciato, una 329.000 euro, che
ci hanno concesso, ma poi il progetto doveva essere presentato e approvato dal Ministero. È stato approvato definitivamente, quindi senza nessun taglio, al contrario magari che qualche altra città che ha avuto dei tagli proprio per la qualità del progetto. E devo ringraziare chiaramente l'assessore Cioppi al turismo, e gli uffici, Gabriele Cavallera, il responsabile del settore, e tutto il suo staff, perché questo è il frutto di un lavoro di squadra che si sta facendo come amministrazione per portare risorse nella città, che poi la preoccupazione che invece io ho, come ho detto anche prima, è sul tema di riuscire a metterle a terra tutte queste risorse, perché queste ovviamente sono quelle del settore turismo, ma stiamo in questi anni, in questi mesi, portando a casa tante risorse economiche dal governo nazionale, dalla regione, da risorse che noi come amministrazione riusciamo a reperire per le attività che svolgiamo, e chiaramente però bisogna riuscire a metterle in campo. Questo risultato devo ringraziare in primo luogo il responsabile, il dottor Gabriele Cavallera, ma anche tutto il personale, Barbara Pindilli, tutto lo staff anche esterno che ci ha aiutato in questo progetto complesso, complicato, che ci ha permesso di avere l'intera somma disponibile, perché non era scontato, quindi circa 326.000 euro, una cifra molto importante che attiveremo subito fin da adesso, perché abbiamo il sindaco ha firmato la convenzione col Ministero che ci permette subito di attivare le azioni previste. Questo è tutto in sintonia con il nostro programma triennale che abbiamo aggiornato quest'anno, con previsti tutta una serie di step e di obiettivi da raggiungere, per i quali appunto con questo raggiungimento dell'ottenimento delle risorse del Ministero del Turismo ci rende molto soddisfatti, e soprattutto ci permette di stimolare tutto l'ambiente nostro di accoglienza, dai ristoratori ai bar, agli hotel, agli extraalberghieri, di cercare di operare nel miglioramento dell'accoglienza e della qualità. Questo è fondamentale, perché sicuramente attireremo un pubblico alto spendente, un pubblico che rimarrà più giorni nel nostro territorio. Questo coinvolgendo anche un territorio ampio, delle aree interne, su cui già ci stiamo lavorando con le tre Unioni Montane. Techfem tra le 1000 imprese best performer delle Marche. Riconoscimenti come quello ottenuto ieri, ha commentato l'amministratore delegato Federico Ferrini, oltre che gratificarci, ci spingono a proseguire nel percorso di crescita per continuare a produrre valore non solo per la nostra azienda, ma anche per i territori in cui operiamo. La classifica su cui si basa la consegna dei premi è stata elaborata dal Centro Studi Italy Post e l'Economia del Corriere della Sera. All'evento che si è tenuto a Pesaro insieme alla Techfem hanno partecipato altre imprese della provincia di Pesaro Urbino, con le quali si è svolto un confronto, anche in un approfondimento di cui Ferrini è stato uno dei relatori, sulle strategie industriali e le iniziative di sostenibilità che le aziende devono applicare per continuare a crescere. Sentiamo l'esigenza, ha aggiunto Ferrini, di tenere sempre in considerazione l'impatto sulla sostenibilità, tema per noi fondamentale, come dimostra anche il secondo bilancio di sostenibilità. Allo stesso modo diamo supporto allo sviluppo socio-economico del territorio in cui operiamo, partecipando alla vita associativa delle imprese che lo rappresentano, finanziando società sportive e progetti educativi rivolti allo sviluppo sano dei giovani. L'AST di Pesaro Urbino e l'unità operativa complessa di radioterapia oncologica esprimono gratitudine ad Alceste Vitri e a tutti i dipendenti e collaboratori del gruppo VAG per il contributo di 35.000 euro. Questi fondi, come spiegato dal direttore generale dell'AST 1, Nadia Storti, consentiranno di avviare il percorso per l'acquisto di un macchinario di ultima generazione che eviterà a molti pazienti di spostarsi dalla nostra provincia nel caso di necessità di utilizzo di questa tecnica. La donazione è avvenuta con la consegna di un assegno nella serata di compleanno organizzata dalla famiglia Vitri alla Vitrifrigo Arena. Cambiamo argomento, manca davvero poco per poter vivere un'esperienza emozionante all'interno dei borghi della provincia di Pesaro Urbino con la magia del Natale che non ti aspetti. A Villa Cerbara è stato presentato il vasto programma di iniziative. Ce ne parla Esther Muscò. Più di 20 borghi illuminati a festa, circa 300 pullman stimati in arrivo, decine di migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e oltre confine. Questi sono alcuni numeri del periodo magico che si appresta a vivere la provincia di Pesaro Urbino dal 26 novembre al 6 gennaio,
con i mercatini più belli del centro Italia, un evento definito come il più esteso d'Italia. Un progetto di promozione turistica delle Proloco, frutto di sinergie tra territorio, regione e volontariato, che mette in risalto un elemento fondamentale, la socialità del Natale per questo evento, che ogni anno si arricchisce di novità. Le novità sono tante, diciamo che in molti borghi ci sono molte creazioni e quindi per quello che si chiama il Natale che non ti aspetti. È vero che ci si aspetta oramai di trovare tante belle cose, ma il Natale che non ti aspetti perché ogni anno le nostre Proloco fanno sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di originale e qualcosa di bello. Cioè arrivare nei nostri borghi ti innamori solo arrivando nei nostri bellissimi borghi, perché vedi tutto veramente addobbato a perfezione, con amore, con professionalità. E questo perché? Perché sono proprio i volontari che, amanti del proprio paese, curanti del proprio territorio, riescono ad esprimere al meglio la cura e l'attenzione e la dedica a quel territorio. Un cambio di passo quello della Regione Marche, con il progetto di destagionalizzazione con il Natale che non ti aspetti, che porta una visione unitaria della promozione turistica, mantenendosi ancorata alle tradizioni. La forza del richiamo di questa iniziativa si basa proprio sulle tradizioni che noi non vogliamo cancellare, ma anzi vogliamo riproporre e valorizzare, perché attorno a quelle tradizioni si è formata la nostra comunità. L'intuizione della UMPI della provincia di Pesaro e Urbino di unire le Proloco e le comunità cittadine proprio per non farsi concorrenza. È il cambio di passo un po' in tutti i settori della nostra regione, nella regione Marche guidata dal presidente Acquaroli, che vuole un'unità tra tutte le forze sociali, economiche, le energie vive della nostra regione per rilanciarla. I numeri del turismo lo dimostrano, in crescita, in forte crescita dopo la pandemia, e anche la tenuta dell'anno che si sta concludendo, con una maggiore attrattività anche dei turisti stranieri, ci rende orgogliosi di quello che si sta facendo. E in questo la Regione è sorretta anche dalle tante iniziative di soggetti non istituzionali che collaborano per rafforzare l'appeal della Regione Marche. In questo caso le Proloco stanno facendo un grande lavoro. Fare rete, unione, creando tutte quelle iniziative che possono destagionalizzare l'offerta turistica. E questo è il messaggio di Confcommercio Marche Nord. Grazie all'unione degli imprenditori e dei volontari e grazie al fatto che possiamo continuare a dire con fiducia: investite nel territorio. Noi dall'altra parte cercheremo sempre più di fare eventi che portino turisti, quindi persone che frequentano le nostre imprese, e sempre più promuoveremo l'unione tra la costa e l'entroterra, come in progetti della Tale Non Ti Aspetti appunto fanno di capisaldo. Grazie a Tale Non Ti Aspetti e all'itinerario della bellezza, che in realtà è il nostro progetto di punta a livello turistico come Confcommercio, potremmo non solo esportare questo progetto e diventare un po' quelli che sono i precursori di un'attività turistica integrata appunto tra pubblico e privato, tra volontario e imprenditore, ma diventare anche quelli che possono veramente creare un modello di business turistico e di business enogastronomico, quindi di valorizzazione dell'eccellenza, unico in Italia, perché in realtà all'Italia non manca nulla, manca solo qualcuno che raccolga tutti insieme queste iniziative, faccia rete e poi lo promuova. Sabato si inaugureranno i mercatini di Natale al Pincio di Fano. Grande ritorno per la pista di ghiaccio e la novità di luci e colori nell'ex chiesa di San Francesco. Sentiamo tutti gli appuntamenti di questo fine settimana nelle interviste realizzate da Filippo Pucci. Ci siamo, sta per accendersi la magia del Natale anche qui a Fano. E vi aspettiamo tutti sabato 25 dalle ore 17 con l'apertura del villaggio di Natale al Pincio, con i mercatini, con tanto artigianato, con tanti prodotti locali, con tutte le delizie, con tutte le prelibatezze del territorio presenti. Anche per i più piccoli ci saranno degli spazi dedicati con Babbo Natale, la renna, i suoi elfi, si potrà scrivere la letterina e quant'altro. Poi andremo tutti domenica 26 alle ore 18 in piazza per l'evento dell'accensione del bellissimo albero che è già stato posizionato in piazza. Vi aspettiamo tutti e seguiteci sulla pagina ufficiale del Natale Più di Fano su Facebook. Sabato 25 alle ore 17.30 inaugureremo uno degli spazi più suggestivi della città e uno degli spazi più suggestivi di questo Natale.
parliamo della chiesa di San Francesco, parliamo del progetto che abbiamo chiamato Light Design San Francesco. Sarà una magica proiezione, quindi luci, colori, suoni, uno spettacolo di circa 10 minuti che racconterà questo luogo magico, senza tetto, uno dei luoghi più fotografati della nostra città. Le proiezioni racconteranno la sua storia, la storia del periodo malatestiano, la storia delle tombe di Pandolfo III Malatesta e di Paola Bianca che sono proprio lì davanti a questa chiesa. Insomma, un modo per raccontare la nostra storia con un progetto veramente emozionante. E poi alle ore 18, sempre sabato 25, la pista di pattinaggio aprirà appunto per tutto il periodo natalizio, starà aperto fino alla Befana e sarà un modo anche per regalare un bel Natale anche ai nostri giovani, ai bambini che vogliono un attimino divertirsi nel nostro centro storico, che a questo punto aprirà le porte a tutti, il marchettino di Natale o lo shopping per le famiglie, la pista del ghiaccio per i giovani, i luoghi della cultura per chi ama questo, insomma, bel mondo, insomma veramente un Natale adatto a tutti. Quindi ne approfitto per dirvi che vi aspettiamo tutti sabato 25 ore 17.30 all'inaugurazione del Light Design e poi domenica 26 ore 18 per l'inaugurazione del Natale di Fano. Domani, venerdì 24 novembre alle 21.15 alla Casa della Comunità Don Paolo Tonucci al Vallato di Fano si terrà la presentazione del libro I Miracoli del Signorin. Pur rispettando il testo originale dei Vangeli, in questa operazione vernacolare ne è scaturita una traduzione in dialetto fanese che offre un approccio originale ai miracoli operati da Gesù, più precisamente fa apprezzare la ricchezza dei racconti evangelici ed insieme la vivacità del nostro dialetto. Come scrivono Giovanni Tonucci e Carlino Bertini, autori di questo libro. Durante la serata ci sarà un dialogo con l'autore, Monsignor Giovanni Tonucci, vescovo emerito della diocesi di Loreto e già nunzio apostolico in diversi paesi del mondo, e le letture di alcuni brani del libro a cura di Davide Cecchini, Massimo Molo e Nicoletta Roberti. L'incontro è gratuito e aperto a tutti. A Valle Foglia di Montecchio il prossimo 25 e 26 novembre si terrà la quarta edizione della Mostra Mercato, un evento dedicato alla promozione dei prodotti tipici del territorio. Montecchio di Valle Foglia si appresta ad accogliere la quarta edizione della Mostra Mercato Valle Foglia d'autunno. L'evento, organizzato con passione ed edizione in collaborazione con la Proloco di Montecchio, offrirà un'esperienza unica dedicata alle eccellenze locali come il tartufo, miele, melograno, olio e tanto altro. Questa è una manifestazione ancora molto giovane, è il quarto anno, diciamo, serve per promuovere il territorio, i prodotti tipici locali e per affermare una fiera tipo quella del tartufo ci vogliono 20, 30, 40 anni, non è che si fa in qualche giorno, insomma. Però la tipicità di questa vallata, qui c'è il tartufo bianco e nero come negli altri posti, parliamoci chiaro, poi è chiaro che quelli che vanno a tartufo sono un po' gelosi, non è che vanno a dire che c'è il tartufo alle Foglie o nella vallata del Foglie. La valorizzazione di tutti i prodotti di questa vallata è per noi importante. La Mostra Mercato si svolgerà sabato 25 e domenica 26 novembre dalle ore 9 alle ore 19. Da questa edizione 2023 Valle Foglia d'autunno si terrà nella nuovissima piazza del municipio, elegantemente allestita anche per eventi di questa portata. È molto più raccolta, meno dispersiva che negli altri luoghi dove l'abbiamo fatta gli altri anni. Ci danno una mano un po' tutti, insomma, dal Giardino dei Colori alla Proloco, a tutti quelli che abbiamo cercato di coinvolgere, il melograno, il miele, che è un altro, diciamo, uno dei prodotti tipici di questa vallata che compete con altri paesi, come tutti i prodotti oramai, e diciamo l'olio extravergine d'oliva, quest'anno è un'annata un po' complicata sia per il vino che per l'olio, però quello che c'è è di grandissima qualità. Un evento organizzato con cura per favorire la presenza degli espositori, aprendo le porte ai più qualificati. Anche per la quarta edizione proseguono le collaborazioni e continua la proposta di spettacoli di grande rilievo, adatti a rallegrare piccoli adulti. Come vedete c'è un complesso abbastanza vivace che
il killer queen, no? Che dicevo scherzando con tutti i killer che c'è in giro per il mondo, però questi suonano, fanno bella musica. È in partenza la 13ª edizione di Con le parole giuste, le parole della giustizia nella filosofia, nella letteratura, nella società. Gli incontri si svolgeranno alla Memo di Fano e il filo conduttore di quest'anno sarà la parola cura. Assessore Mascarin, dal 26 novembre fino al prossimo anno torna la 13ª edizione della rassegna Con le parole giuste. Tanti appuntamenti e incontri alla Mediateca Montanari di Fano. Sì, una rassegna che ancora una volta segna una collaborazione importante tra il sistema bibliotecario del Comune di Fano e l'Associazione Nazionale Magistrati. Una rassegna che anche quest'anno cercherà di declinare le parole della giustizia nell'ambito della filosofia, della letteratura e della società con un filo conduttore che quest'anno sarà la parola cura. Cercheremo in qualche modo di costruire un dibattito da mettere a disposizione della nostra comunità proprio sulla necessità di affrontare una serie di emergenze che riguardano l'ambito etico, culturale, sociale, finanziario, migratorio e cercheremo di farlo appunto con un dibattito articolato in 7 appuntamenti che da questa domenica fino al 30 di marzo accompagneranno non solo la Mediateca Montanari ma appunto tutta la città in un confronto aperto e orizzontale. Il primo appuntamento è questa domenica, il 26 di novembre alle ore 18 presso la sala ipogea della Mediateca Montanari con Davide Piacenza e la presentazione del suo libro edito da Einaudi, La correzione del mondo. Un appuntamento che ci permetterà di fare una riflessione sulla contemporaneità, in particolare su diciamo così, la dinamica ormai ricorrente di ricostruire nel presente i connotati del passato ai fini anche del dibattito che invece vive nella quotidianità. Quindi in qualche modo un dibattito sicuramente molto intrigante che poi proseguirà per l'appunto con altri 6 appuntamenti fino alla fine di marzo. Il programma completo dove è possibile trovarlo? Programma completo è possibile trovarlo sia sui social, in particolare facendo riferimento alla pagina ufficiale di Mediateca Montanari Fano, oppure sul sito sistemabibliotecariofano.it. E ora l'album di Fano TV, auguri ad Armanda Orciani e Renato Sartini che oggi festeggiano 60 anni di matrimonio. Nozze di diamante per questa coppia residente a Fano. Vi annuncio che lunedì prossimo a Primo Cittadino sarà nostro ospite il sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli. Potrete intervenire in diretta dalle ore 19 sia chiamando allo 0721 86 14 33 sia inviando un breve messaggio di testo su WhatsApp al 338 49 68 250. Dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire una nuova puntata di Guarda chi c'è che ospiterà Sergio Ferri, titolare dell'omonima azienda agricola e poi uno speciale dedicato agli appuntamenti del Natale Più di Fano. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata. Andiamo avanti.